Ciao a tutti ragazzi, finalmente oggi vi faccio vedere come creo io la forma a mandorla sulle unghie naturali. Come sapete io ho tolto completamente la ricostruzione, adesso le mie unghie sono naturali e vi faccio vedere come passare da una forma quadrata a una forma a mandorla, ma ovviamente questo metodo di limatura può essere utilizzato anche con la copertura in gel o nella ricostruzione, avendo ovviamente qualche accorgimento in più. Io ho imparato a fare la forma a mandorla completamente da sola guardando appunto i video su YouTube, perché durante il corso, quando ho fatto il corso di ricostruzione, non mi è stato insegnato questa forma qui, ma soltanto la tonda e la quadrata. Quindi sicuramente chi è più esperto di me troverà dei difetti e dei sbagli e sarei felice se appunto me le faceste notare qui sotto nei commenti. Prima di cominciare vi faccio vedere tramite dei disegni come faccio io la forma mandorla e gli errori che ho fatto durante questo periodo che ho imparato. Partendo appunto dalla forma quadrata bisogna andare a eliminare completamente gli angoli. Infatti con la lima procederemo in modo orizzontale per un bel pezzetto per togliere tutti gli angoli e per assottigliare la punta, fino a fare dei movimenti curvi dall'attaccatura dell'unghia fino alla punta, ma questo lo vedremo meglio durante la pratica. Un errore molto comune che faccio ancora adesso è quello di fare i lati dell'unghia, invece di essere proprio a mandorla, quindi tondeggianti, completamente dritti, quasi uno stiletto, e poi la punta arrotondata. Perché comunque i lati dell'unghia nella mandorla devono essere comunque tondeggianti. Come vedete appunto nel prossimo disegno qui vi faccio vedere una forma a mandorla corretta. Un altro errore che facevo spesso e che è davvero bruttissimo da vedere è quello di limare troppo i bordi dell'unghia, quindi quasi a che può sparire la parte dell'unghia laterale e poi appunto la parte invece finale dell'unghia, quella che dovrebbe essere tonda, fa la normale tonda, ma si creano appunto questi avvallamenti nell'unghia che sono davvero bruttissimi. Io non so bene come farvi capire appunto con le parole, però se avete provato questa forma e comunque avete fatto da sole, molto spesso vi saranno capitati anche a voi questi errori e quindi capirete insomma quello che voglio dirvi. Un altro errore ancora è quello di lasciare i lati dell'unghia come fossero appunto quadrati, quindi molto larghi e quadrati, e poi fare soltanto la punta dell'unghia a mandorla, quindi diciamo tondeggiante. Questo è sbagliato perché comunque è davvero brutto da vedere. E questi sono gli errori che facevo più comunemente e che mi sono venuti in mente adesso. Adesso vi faccio vedere appunto come faccio in pratica la mandorla. Io utilizzo una lima a gatto fine perché appunto le mie unghie sono naturali e molto rovinate. E comincio appunto a limare via gli angoli della mia forma quadrata, mettendo la lima in modo obliquo. Faccio piccoli movimenti prima da una parte e poi dall'altra, prima da una parte e poi dall'altra, per evitare di togliere troppo da una parte e troppo poco dall'altra e quindi rendere l'unghia storta. Adesso comincio a muovere la lima in modo un po' obliquo e per creare appunto la punta. Io non so bene come spiegarvi a parole, ma penso e spero che dal video riuscirete a capire. La cosa molto importante è fare sempre, come ho detto, prima un po' da una parte e poi dall'altra per fare l'unghia dritta e uguale in tutti e due i lati, e guardarla da diverse angolazioni, da sopra, da sotto e dai lati. Mentre create appunto la mandorla, se non volete accorciare la lunghezza, non dovete mai toccare la punta proprio dell'unghia, ma lavorare soltanto sui lati, e creare questa forma un po' cicciotta ai lati, appunto tondeggiante, che arriva fino alla punta. Qui sto cercando di farvi vedere la forma su una base nera, perché pensavo che sul foglio bianco non riuscivate a vedere bene. Io ho le unghie molto corte, diciamo che la forma a mandorla è un po' risicata, diciamo, perché comunque non è proprio molto affusolata e bella come dovrebbe essere. Io spero che dalle immagini sia chiaro il procedimento appunto per creare questa forma. Quello che vi consiglio è fare davvero molta pratica sulle tip, sulle vostre mani, sulle mani di chiunque, insomma, perché appunto più proverete più la forma verrà sempre meglio. Io che ormai ho capito come fare, ci metto davvero pochissimo a fare tutte e due le mani con questa forma. Una volta raggiunto il risultato finale, io vado a passare un po' il buffer per rendere le unghie meno taglienti. Questo appunto è come faccio io la forma a mandorla. Era davvero tanto che volevo fare questi video, ma non ho mai avuto l'occasione. Spero tanto che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda o consiglio, scrivetemi sotto nei commenti. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video. Ciao!